La stagione è ancora lunga, ma la Juventus rischia già di uscire dalla corsa a scudetto perché francamente hai pareggiato con l'Empoli, hai pareggiato col Cagliari e pareggi pure col Parma in casa, tra l'altro facendoti dominare dai gialloblu per tutto il primo tempo senza mai dare davvero la sensazione di essere in partita, di aver capito la partita, anche perché siamo all'ennesima formazione diversa di partenza in questa stagione, allora non è che Thiago Motta forse sta facendo troppo il fenomeno, perché di nuovo Danilo in campo e fa un'altra bruttissima partita, voto 5. Di nuovo Yıldız fuori dopo la doppietta di San Siro. E insomma, quando è entrato Yıldız non ha fatto niente di straordinario. 6 per lui, ma qualcosina in più si è visto. Qualche pericolo in più al Parma lo hai portato. E poi, insomma, una questione proprio anche di ritmo, perché la Juve sì, ha tenuto palla, ma è stato sempre il solito possesso palla lento e quindi sterile. E poi lui, e poi Dusan Vlahovic. Perché sull'1-0 per il Parma si mangia un gol da 0 metri che è davvero scandaloso e non è il primo quest'anno. Io non so se con quel gol la Juventus avrebbe vinto, ma forse a conti fatti sì. Se ne mangia uno a Empoli. Grossissimo, se ne mangia uno sesquipedale col Genoa, anzi non col Genoa, scusatemi, col Cagliari in casa, e se ne mangia un altro altrettanto sesquipedale stasera dove vogliamo andare con un centravanti così che si mangia i gol a porta vuota? Dove vogliamo andare? Che tra l'altro è l'unico che abbiamo. L'unico, ma se l'unico è quello lì, stiamo freschi, ragazzi. Cioè, è sempre il solito discorso. Stiamo qui a raccontare sempre le solite cose. Comunque, vabbè, pazienza. Difficilmente la Juve vincerà lo scudetto quest'anno. Non che io ci abbia mai creduto veramente fino in fondo, ma insomma, visto il livello del campionato, francamente. Si potrebbe anche pensare di giocarsela fino in fondo, almeno pensarlo, ma a questo punto, ripeto, con un ritardo del genere, comincia a diventare complicato anche se la stagione è ancora lunga. Il voto a Thiago Motta 5 perché, ripeto, sbaglia le scelte iniziali, tarda troppo le sostituzioni niente, insomma, è che si diano tutti veramente una svegliata, che si diano tutti veramente una svegliata. Ma soprattutto che se la dia Vlahovic una svegliata. Datti una svegliata, Dusan. Datti una svegliata, cioè perché veramente se sei più inutile di un cappotto a Ferragosto, sei più inutile di un frigorifero al Polo Nord, che vi devo dire?